È un punto quello con cui l'Arezzo chiude questo trittico fatto di tanti scontri diretti, alla fine è il risultato più giusto. Penso di sì, per come è andata la partita. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo. Riuscivamo a pressarli bene, abbiamo recuperato palloni importanti nella metà campo avversaria, potevamo fare un pochino forse meglio da quel punto, dopo aver recuperato palla nelle ripartenze, potevamo gestirle un po' meglio. Però due o tre situazioni importanti le abbiamo avute, rischiando pochissimo. Poi nel secondo tempo vuoi un po' la stanchezza, vuoi un po' magari la frenesia di voler vincere. All'ultimo ci siamo un pochino forse anche allungati, abbiamo rischiato su due ripartenze, però la squadra ha dato tutto, ha provato a vincere perché oggi sarebbe stato importante portare a casa i 3 punti visti gli altri risultati, però alla vigilia di questo trittico penso che 7 punti siano un buon bottino. Portiamo a casa il punto e prepariamo la prossima partita. Bene, sicuramente la fase difensiva, al di là poi anche del palo che vi ha dato una mano, è mancato forse un qualcosa lì davanti in zona gol. È chiaro che in questo momento abbiamo trovato una buona solidità difensiva e questo è merito di tutta la squadra, non solo dei difensori perché si sacrificano tutti. È chiaro che dobbiamo fare un pochino meglio quando attacchiamo, però in questo momento è importante fare punti in qualsiasi modo, è importante aver trovato questa quadratura che ci permette comunque di rischiare poco e quindi poi alla fine di riffo di raffa se rischi poco la partita la puoi vincere. Narini che è cresciuto tantissimo anche oggi, insomma, è unanime il fatto che sei tra i migliori in campo. Cos'è cambiato nell'ultimo periodo? Ma in questo momento sto bene, mi sento bene fisicamente, ma è un po' tutta la squadra che è cresciuta di rendimento ed è chiaro che quando cresce la squadra magari si esaltano di più i singoli. In questo momento siamo veramente squadra e quindi chiaramente ognuno riesce a dare meglio il suo contributo.